incontro un amico. Lo vedo un po' giù di morale, allora gli chiedo, c'è qualcosa che non va? E lui, sai com'è? Hai visto lo spread? È quasi a 500. Lo spread? Lo spritz? Lo spritz? No, ma io lo spritz lo pago 4 no, euro, no. 5 euro, dipende se ci metto economia, il campagno. Finanza, ma dove vivi? Ma non sai che c'è la crisi? Oh. Ecco, la crisi. Hai capito? Ho chiamato mio cognato, era il suo compleanno, ha compiuto 60 anni ed è un anno che è in pensione. Andare in pensione è sempre stato il suo più grande obiettivo. Da quando lo conosco, lui aveva 27 anni, diceva, quando andrò in pensione, allora sì che me la godrò. Allora lo chiamo e gli dico, auguri, auguri per i tuoi 60 anni. Allora chissà come te la stai godendo adesso che sei in pensione. E lui? Hai fatto tanto per mettere da parte un piccolo gruzzoletto. E adesso chissà come va a finire con questa crisi. Hai capito? Vado al bar a prendere un caffè, è una cosa normale che facciamo tutti i giorni. Entro sorridendo e già il barista mi guarda con sospetto. Perché? Perché se sorridete vi guardano con sospetto, fateci caso. Andate in giro sorridendo. La gente vi guarderà strana, perché penserà, cosa avrà questo da sorridere in un momento così triste? E allora, io che sono un po' stronzetto, gli faccio... Come va? Immaginate come va. Un po' di crisi, eh? Già, un po' di crisi. E allora, proviamo a ragionare, ok? Proviamo a ragionare. Non sarà che l'aggravamento di questa crisi sia dovuto a un nostro atteggiamento negativo? Ma dai! Ma può essere, Voglio dirvi una cosa. Sapete come funzioniamo? È molto semplice. Ve lo dico con un esempio. Se voi mangiate, ingerite del cibo con ingredienti scaduti o addirittura variati, che cosa succederà? Se sono scaduti... avrete un cattivo sapore in bocca o farete fatica a digerire. Se sono variati, qualcosa di più. Probabilmente anche forti dolori allo stomaco. Comunque, non starete bene. È normale. Ok, anche la nostra mente funziona esattamente allo stesso modo. Se noi quotidianamente continuiamo ad infilare dentro la nostra testa notizie negative, fatti negativi, il nostro atteggiamento sarà di conseguenza e noi non staremo bene. E allora cosa possiamo fare? È molto semplice. Smettiamo di ingurgitare ingredienti avariati. Smettiamo di immagazzinare cose negative. E il nostro atteggiamento cambierà, ve lo giuro. Sforziamoci di sorridere, mi sembra una cosa assurda, cioè ci dobbiamo sforzare di sorridere. E soprattutto, smettiamola di lamentarci. Ma quanto siamo assurdi? Ma noi facciamo a gara per chi sta peggio? L'avete mai notato? Ah sì, oh ciao, come stai? Stai buono, guarda, 2 giorni che ho un mal di testa. Lo dici a me, io ho avuto un mal di testa come il tuo peggio, perché mi è sceso giù, una settimana è durato, mi è arrivato tutto qui alla mascella. Come mio nonno, difatti deve essere una cosa genetica, capiterà anche a me, anche lui gli ha preso tutto alla mascella, poi gli è sceso giù tutte le spalle, gli ha girato tutto il golgola, l'ha reso tutto sfrico. Ma parliamo di cose che non conosciamo neanche, pur di lamentarci. Lo spray. Ma dai, voglio dirvi solo un'ultima cosa, anzi due. La prima è che se siete d'accordo con me che il nostro atteggiamento può aiutare a superare questa crisi, lasciatemelo scritto, scrivete un commento qui sotto al video. Se vedo che c'è un interesse, nei prossimi giorni posterò un altro video dove vi parlerò di un'opportunità di miglioramento economico. Ce n'è sempre bisogno.
La seconda è questa. Sentite questo pezzo. È un brano che si chiama La crisi. L'ha scritto Ivano Fossati nel 1978. Ascoltatelo. Sono passati 30 anni e siamo ancora qui e stiamo meglio di allora. Io sono convinto che fra 30 anni saremo ancora qui e staremo meglio di adesso. Non esco di casa, no e no, fuori c'è la crisi. C'è la crisi, è per Natale, cosa mi regalerò? Alla stazione di servizio si dice che manco già da un po'. Io no, non esco di casa, no, fuori c'è la crisi. La crisi ci aspetta giù al portone, studia dove andiamo. La crisi ci segue come un granchio e non ci molla più. Al supermercato, alla cassiera, ho già da un po' chiedere di me. Ah, io no, non esco di casa, no, fuori c'è la crisi. E un bel televisore mangiati dalla crisi.